Ciao a tutti, eccomi qua con una bella polo colore rosso, perché il colore rosso è un po' il colore del Natale che sta arrivando e in effetti il Natale è alle porte e come tutti gli anni ognuno di noi può sperimentare in questo periodo emozioni diverse, anche a volte contrastanti rispetto a queste festività. Infatti normalmente in prossimità e durante le feste si possono avere emozioni o di gioia, allegria, anche frenesia, eccitazione, ma anche tristezza, ansia, solitudine, malinconia o stress. E sono molte le ricerche in ambito psicologico che evidenziano che nel periodo natalizio si attivi in molte persone ciò che viene definito il Christmas blues, che è una forma di tristezza o melanconia, o anche il Christmas stress, una forma di distress negativo e disfunzionale. Ecco, tutto questo è un po' ciò che accade, ma ho anche un altro elemento interessante, perché un interessante elemento è proprio che nel periodo di Natale molte persone smettono le loro attività sportive, sospendono le loro passioni, hobby, i loro corsi, sospendono anche le loro fasi di percorsi di crescita personale. Tutto questo è interessante perché accade già verso fine novembre, primi di dicembre. Sono 37 anni che lavoro con le persone, prima principalmente come istruttore e personal trainer sportivo e poi in seguito principalmente in ambito di relazioni d'aiuto, psicologia, mental training. Sono 37 anni che mi sento dire più o meno la stessa frase, l'ho sentita dire migliaia di volte e la frase più o meno è questa, mi dicono: dottore, adesso che si avvicina il periodo di Natale, ecco, in dicembre, sospendo gli allenamenti, oppure sospendo le sedute psicologiche, oppure sospendo i personal training perché si avvicina il Natale. E la mia domanda è: come mai? Cosa succede di così mostruoso, di mostruosamente impegnativo che è in grado di sottrarre alle persone 2 o 3 ore di allenamenti a settimana o un incontro di 1 ora a settimana di psicologia? La risposta c'è, la risposta è che tutto questo è un automatismo della mente, un pilota automatico, una trappola mentale di uno schema ricorrente standardizzato che diventa una autolimitazione sociale diffusa a macchia d'olio. Non esiste nulla che possa veramente impedire a chi è veramente motivato e chi è veramente è padrone dei propri schemi mentali e pensieri di impedirci di proseguire attività sportive o di crescita personale a dicembre in prossimità delle feste di Natale. Uscite da questa ipnosi di massa disfunzionale e prendete maggiormente in mano la vostra vita. E pensate anche che senso ha allenarsi bene da settembre a fine novembre più o meno e poi fermarsi più di un mese in attesa che le feste di Natale, Capodanno ed Epifania finiscano. Ricordatevi che in solo circa 15 giorni perderete già una gran parte di benefici dell'allenamento e che senso ha smettere le sedute psicologiche per stare meglio emotivamente proprio nel periodo in cui si ha più bisogno di gestire l'eventuale stress che causa il Natale. Ecco, per gestire il Christmas blues e il Christmas stress è proprio invece utile continuare a praticare attività sportive salutistiche e rigeneranti a livello psicofisico e proseguire le sedute di relazioni d'aiuto, non il contrario. Il Christmas blues può dipendere poi da diversi fattori tra cui l'ansia legata agli impegni sociali, familiari, vedersi magari con parenti non graditi, stress dato da motivazioni economiche, acquisti di regali o sensazioni di solitudine per coloro che trascorrono magari vacanze lontano dalla famiglia o che hanno perso i loro cari. E c'è anche un aumento addirittura del tempo libero, non una diminuzione. Insomma, ci sono tante situazioni, molte aspettative culturali e sociali che aumentano i livelli di stress. Se vuoi saperne di più e gestire al meglio tutto questo, puoi frequentare il corso online che ho organizzato con il centro Le Jolie Monde di Sesto San Giovanni in data di lunedì 16 novembre. Frequentando questo corso otterrai utili informazioni per vivere il Natale al meglio e comprendere i meccanismi della mente ed evitare di fermarti a Natale perché non serve a nulla. Un abbraccio e buone feste!